cambierà, ma lo vedremo. Venere sta cercando suo figlio. Io, che madre più sono, che sono tenere nel cuore, volta lì nel pietate, usavo poi per ritrovarlo agnante. Cercò tutto il mio cielo, in parte, e la sfera di Marte, e l'acque vuote, e correnti, e ignote. Nella scuso nei cieli, il luogo alcuno dove si asconda o cieli. Allora, vedete che sta cercando amore, e in effetti, in questa favola pastorale, tra i nostri personaggi, l'amore sta girando e sta mietendo molte vittime, una almeno è quella che noi seguiamo. Aminta, un giovane pastore, si è innamorato pazzamente di Silvia. E Silvia lo ricambia? No, come a volte accade, no? Voi ragazzi, insomma, e anche noi adulti lo sappiamo, come a volte accade, l'oggetto di questo amore è sfuggente, anzi, non solo non ricambia l'amore, ma non ne vuole proprio sapere. Aminta e Silvia sono i due giovani protagonisti. Alle loro spalle ci sono due protagonisti un po' più anziani, non certo vecchi, un po' più anziani, Tirsi e Daphne, che a loro modo cercano di promuovere questo amore, cercano di aiutarlo, cercano di farlo realizzare, ognuno secondo il proprio carattere. Vorrai dunque, pur Silvia, dai piaceri di Venere, lontana menarne tu questa tua giovinezza? Né il dolce nome di madre dirai, né intorno ti vedrai mezzosamente scherzando i figli parvolenti. Ah, cangia, cangia, prego, consiglio, pazzerella messie. Altri seguono i letti dell'amore, seppur bene l'amore alcun diletto. Me questa vita giova, e il mio trastullo è la cura dell'arco e degli strali. Seguir le fere fugaci e le forti atterrar combattendo. E se non mancano saette alla faretra o feri al bosco, non temio che a me manchino da porti. Erano Daphne e Silvia.